Allora, siamo qui a Sasso di Castalda con castrumbianelli.it in attesa della partita. Al nostro prepartita avremo qui a breve il presidente Pietro La Frocia. Siamo alla quarta di ritorno, il Sasso di Castalda 2 punti in meno di noi e speriamo che oggi riusciamo ad allungare a 5 punti. Allora abbiamo qui l'attaccante Gioia, scusa. Allora vediamo un attimino, allora siamo al prepartita Gioia col Sasso di Castalda. Oggi che pronostico, che dici, vinciamo? Speriamo di sì, speriamo in un risultato positivo. Speriamo bene. Ci farà sicuramente una doppietta, dai, cioè la dedichiamo a tutte le persone che tifano Castrum a Vigianello. Speriamo di sì. Ok, allora aspettiamo la doppietta. Allora siamo qui con Bambianco, giocatore delle allievi. Oggi il mister ha deciso di portarti dopo tutta questa valanga di gol che stai facendo negli allievi. Se giocherai, io noi del castrumbianelli.it ti facciamo gli auguri e mi raccomando, se segni ci devi dedicare un gol per i tifosi che sono a Vigianello. Che dici, oggi la partita come andrà? Oggi sarà una partita difficile. Secondo me oggi ci sarà poco spazio per noi. Vabbè, dai, speriamo bene. Io sono stato obiettivo. Ok, grazie Emilio. Allora, in bocca al lupo per la partita e divertitevi. A dopo. Grazie. Allora, qui intravedo il caporedattore del castrumbianelli.it, Gianluca Conte. Allora, Gianluca, oggi siamo venuti in trasferta per vedere questa partita contro il Sasso di Castalda. Speriamo bene, speriamo che gli portiamo fortuna. Ma io dico solo, non pronostico, un obiettivo, perché noi ci siamo venuti qua per portarci a casa i 3 punti. Questo è il minimo che possiamo sperare e tifare per la nostra squadra, perché ci teniamo, facciamo chilometri, sacrifici, quindi vincere per la squadra, per l'unione di squadra e soprattutto per il terzo posto finale. Lo speriamo bene, sempre con Forza Castrum. Fino alla fine Forza Castrum. Ok, grazie. Presidente, buonasera. Oggi, buonasera. Oggi siamo a Sasso. La partita come la vede? Ma speriamo bene, siamo solo 2 punti sopra di loro, quindi vuol dire che sono forti quanto noi. Questa è una sfida contro una diretta concorrente, quindi la partita decisiva per le sorti del campionato, non dico per le prime 2 posizioni, dove diciamo lo Shaolin e il Maschito stanno facendo un campionato a parte, però per il terzo posto, quindi è una sfida, diciamo, uno scontro diretto, per cui prevedo una partita con ritmi molto serrati. Speriamo per noi che speriamo la spunteremo, speriamo bene. Io l'aspetto qui nella nostra sede per commentare il primo tempo, a fine primo tempo, ok? Va bene, a dopo. A dopo, grazie. Allora siamo qua con Matteo Vitale, portiere degli allievi. Matteo, allora la prima convocazione. Che ne pensi? Sei un po' emozionato oggi? Un po', forse sì, però ho già visto comunque l'altro partito, ho già giocato con gli allievi, quindi... E speriamo allora che oggi porterai fortuna, grazie. Speriamo. E buon divertimento. Sì, Luca, vai, sì,
Allora, ritorniamo col presidente Pietro. Allora Pietro, stiamo perdendo 4-2, però i ragazzi l'ho visti belli carichi, penso che il secondo tempo possiamo recuperare questa partita. È un peccato per quella tripla azione da gol che poteva costarci il pareggio, purtroppo poi nel cambio di fronte gli avversari ci hanno punito con il quarto gol fotocopia e sono passati in vantaggio 4-2, però io vedo una squadra decisa, messa bene in campo, che sta giocando, sta producendo gioco e penso che la partita è ancora apertissima ad ogni risultato, quindi spero vivamente di portare anche fuori casa lo stesso teorema che vale in casa, non voglio ripeterlo per scaramanzia, però speriamo che il secondo tempo le sorti dell'incontro si capovolgano. Sì, anche perché l'altra squadra è alla nostra portata, l'abbiamo visto già il primo tempo, è un 1-2, purtroppo noi non abbiamo marcato e abbiamo preso il quarto gol, però speriamo bene per il secondo tempo, io penso che ce la facciamo. Penso anch'io che una squadra alla portata, l'abbiamo vista anche nei due scontri precedenti, sia allo spareggio dell'anno scorso, perso sì 5-3, però comunque siamo stati in partita fino alla fine, anche in casa il pareggio 2-2, comunque sono state due partite combattute, anche questo primo tempo non ho visto la netta superiorità degli avversari, quindi penso anche che il risultato in un certo senso sia bugiardo, però purtroppo questo è il calcio, ci sta anche andare sotto 4-2. Ok, sta iniziando il secondo tempo, andiamo a vederla e speriamo bene. A dopo, grazie. Spero bene, a dopo. Vai, vai, vai!
Allora, siamo qui con Mr. Pulli dopo la partita, purtroppo al photo finish eravamo quasi riusciti a riprenderla dopo un 6-2, 6-5. Mister, purtroppo questa volta è andata male, era una partita importante, tutti lo sappiamo, però... Sì, purtroppo sul piano dei risultati è andata male, oggi era il risultato che contava, però onestamente non ho niente da imparare ai miei, tranne qualche sbavatura di qualcuno, onestamente si è visto, purtroppo è capitato qualche errore individuale e purtroppo la partita è volata via, però la squadra abbiamo perso 6-5, abbiamo perso forse 3-4 pali, come si può vedere, 5 gol fatti e un portiere loro, fino al quale alcune partite ho fatto i complimenti perché onestamente ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Noi abbiamo fatto sicuramente, parlare di grande gara una volta che perdi no, però sicuramente una buona gara abbiamo fatto, che meritavamo sicuramente qualche punto, almeno un punto da portare a casa. Purtroppo io parlo chiaro, non è che è una scusa, io mi prendo sempre tutte le responsabilità, anche in questo caso tutte le responsabilità me le prendo io della sconfitta, però voglio dire, una squadra che si comporta così fuori casa contro una signora squadra qual è il Sasso di Castalda, c'è poco da rimproverare. Purtroppo nel calcio poi contano gli episodi, soprattutto anche nel calcio degli episodi, e come si può vedere purtroppo qualcuno dei nostri ha avuto qualche episodio sfortunato, chiamiamolo così, ma già dalla prossima io credo che dobbiamo sostenerlo moralmente, perché giustamente può capitare a tutti, come io posso sbagliare formazioni, il portiere può sbagliare qualcosa, l'attaccante, noi siamo una squadra, quindi rimane il rammarico di non aver portato dopo una partita del genere un risultato a casa, questo sì è un grande rammarico, però e poi ne parliamo martedì, con la lunedì con la squadra, a vedere cosa non è andato, però c'è poco davvero da rimproverare complessivamente la squadra, poi vediamo altri fattori che ne parleremo lunedì. 6-2, 6-5 vuol dire che la squadra poi alla fine ha reagito e è andata così. Vabbè, mister, cosa dire? Purtroppo questa volta
Io vorrei dire sì, abbiamo sul 6-2 in realtà, poi siamo riusciti a mettere la palla dentro e così via, però anche sul 3-2, 4-2 avevamo l'occasione per andare in gol e sempre sbagliavamo proprio il tiro finale e così via, e quindi siamo stati sempre in partita. Poi la squadra, una volta che ha rotto, cioè come dopo che abbiamo fatto il 6-3 e così via, la squadra è andata via liscia, abbiamo giocato solo noi alla fine. Però purtroppo quando sbagli troppo la paghi. Purtroppo questa è la classe della partita che abbiamo pagato, e c'è un grande rammarico davvero, perché andartene via così senza punti oggi è davvero triste. È triste, purtroppo fa male, però questo è il calcetto, il calcetto va accettato, questo è lo sport. Comunque mister, ancora una volta io vorrei fare un applauso ai sostenitori che sono venuti qui a Sasso di Castalda a vedere la squadra. Vuol dire che questa squadra ha entusiasmo dietro, ha concretezza, la prossima è in casa, quindi con l'aiuto anche dei tifosi ci rifaremo. E noi, la società ci è stata sempre vicino, oggi l'ha dimostrato, se c'era da dimostrarlo, in quanto sono venuti, insomma, sì, faccio un po' di nome, Mastro Lorenzo, il presidente, forse gli altri per impegno sono potuti, ma sicuramente ci hanno seguiti da Vigianello, e questo fa piacere, noi infatti li ringraziamo ed è importante la loro spinta. E adesso ci tocca questa parte in casa e vediamo di prepararlo al match. Ci dispiace anzi per i tifosi, anche per la società, però per fortuna c'era, io lo chiamo Comba. Conte, Gianluca, cioè veramente ci dispiace per loro che hanno fatto, soprattutto per loro che hanno fatto 200 km, però lasciatemelo dire, anche noi siamo un po' rammaricati. Però voglio dire, non è che sono venuti e già, ma hanno visto una squadra. Purtroppo chi fa sport lo sa che può capitare una giornata sfortunata di qualcuno, ma non della squadra, io posso dirlo. Cioè, oggi davvero meritavamo una grande, l'importante è non perdere sto spirito, non perdere sto gruppo, ci siamo e continuiamo la nostra scalata, insomma. Mister, in settimana si ricomincia a lavorare e speriamo alla prossima partita. Sì, alla fine è solo il lavoro che paga, infatti stiamo lavorando bene, ci alleniamo molto, speriamo molto bene anche questa settimana, i ragazzi ci sono. Purtroppo ci riprendiamo da questa brutta sconfitta, perché e moralmente pesa, dai, parliamoci chiaro, però adesso il mio lavoro è proprio questo, di riprendere la squadra e continuare su questa strada. Sono contento anche per i piccoli che sono venuti in banchina, non c'è l'occasione, mannaggia, perché sono giocare. Tutte partite tirate, anche se lo meritano per come stanno seguendo, però sicuramente io in banchina gliel'ho detto pure, anche durante la partita, quando c'è stato qualche episodio negativo, di osservare questi errori, queste cose, perché è importante che si crescono anche in questo senso. Io gliel'ho rimarcato queste cose anche durante la partita, ma per imparare, e questo è molto importante, che loro vengono ci danno una mano, la crescita degli allievi è importante, è il futuro, sì, della squadra, è il futuro della società. I mister vanno e vengono, la società rimane. Sabato faccio il compleanno, grazie. Facciamo gli auguri a Gianluca Conte, che sabato fa il compleanno, e gli dedichiamo una bella partita e vittoria. Io faccio gli auguri volentieri a Gianluca, speriamo di dedicargli una soddisfazione sabato, perché se lo merita, insomma, ci segue sempre. Grazie mister, alla prossima.